Buonasera. Buonasera a voi. Allora, siamo in compagnia, io di solito chiedo di chi, ma io conosco bene ormai lei la Zigliotto, si sta facendo un nome, la vediamo un po' in tutti i programmi televisivi, anche locali e non solo. Beh, dai, per il momento direi proprio locali. Qualche nazionale l'ho visto però anche. Chissà, magari in futuro, insomma, bisogna tenere i piedi per terra, dai, mi do da fare. Eh beh, certo, vabbè, comunque le capacità ci sono da parte sua. Allora, la prima domanda, lei si trova qua in questo momento, tra l'altro in questa sorta, come dire, di convivio, di festa, organizzata dal dottor Corrado Zisano per Rich Italia. Sì, io sono qui in qualità di giovane presidente di una futura società letteraria, una piccola associazione culturale che si chiama Lettura Continua, che si vuole dedicare a Lettura Continua. Sì, Lettura Continua, esattamente, che si vuole dedicare al rilancio della lettura, in particolar modo, e da qui insomma il nome si capisce, e della scrittura in ambito giovanile, ma non solo. Vuole anche dedicarsi alla trattazione di tutti i temi sociali del mondo di oggi, senza però dipendere mai da alcun vincolo ideologico né tantomeno politico. Questo per far sì che la scrittura, la letteratura, attraverso la stesura di brevi testi, di racconti, e spero in un futuro anche, spero prossimo, insomma, di veri e propri libri e romanzi, possa raccontare e raccontarci delle realtà, delle situazioni che senza servirsi di un nobile strumento come la scrittura verrebbero purtroppo dei preconcetti. Insomma, perché la cultura in sé debba essere in qualche modo politicizzata, ideologizzata, insomma, dal cosiddetto pensiero unico, dal pensiero dominante, questo al di là dei partiti politici, diciamo, più in voga del momento, come giustamente hai appena accennato tu, perché ci sono tante situazioni, esperienze, alcune purtroppo fruttariana, insomma, ce n'è a bizzeffe, diciamo, come scelta.